Ecco la Tirik. Qui la musica è di Happy Days, particolarmente vivace, stato fino a qualche anno fa paesi dell'est che proponevano Happy Days, era un proprio così, neanche immaginabile, Luppino. No, adesso è normalissimo e si punta soltanto sul brano che è più adatto alle caratteristiche della ginnasta, quindi senza più avere problemi di origini dei brani musicali. Molto interessante l'entrata, era un flick senza posa delle mani, doppio carpiato, ancora salta avanti, ronda del flack, doppio avvitamento in mezzo, penalità, salta penalità, avanti, è uscita dalla pedana, il bilanciamento, ma questo per un'abbondanza di salto in avanti, quindi ha peccato forse di elevazione, direi, che è sempre bene, però poi bisogna avere l'accortezza di aprire il corpo al momento giusto. Tra gli appuntamenti da non perdere sicuramente le Universiadi, ma questo vale in campo maschile, dove veramente avremo la possibilità di apprezzare il meglio della ginnastica mondiale. È una specie di mondiale in miniatura rispetto a quello che vedremo a Losanna. Ci sarà, ricordo, Yuri Chechi, ma tutta la squadra italiana con delle novità. Una squadra in parte rinnovata, non ci sarà ad esempio Giovanni D'Innocenzo, che però non dovrebbe mancare a Losanna. E intanto termina la sua prova Gallina Tirik, 9.225, vediamo il replay, una parte dell'esercizio ci viene proposta dal regista Giancarlo Tomasetti. Ecco, bella questa. È un triplo avvitamento molto alto, però nella parte finale c'è stata una